Sulla trafficatissima via Guicciardini, dalla rotonda della Vergine in direzione Prato fino al Fagiolo e viceversa, è stato istituito un divieto di transito per cicli e motocicli. Stesso divieto in via del Casello, che collega la via Bonellina alla via Fiorentina. Sono i tratti di strada più dissestati che il comune di Pistoia ha deciso di chiudere al transito delle due ruote al fine di evitare il rischio di possibili incidenti. Il divieto però non è molto rispettato perché sono in molti a non aver notato i cartelli, anche le attività stesse. I residenti di via San Pierino Casalvescovo, che si muovono con le due ruote, si trovano in difficoltà per raggiungere la città e per ritornare a casa. No, abbiamo anche rider che vengono a ritirare la merce all'interno del ristorante per le varie società che ci fanno fornitura, però parleremo con loro e stabiliremo un punto. Ancora oggi ovviamente non abbiamo un'informazione dettagliata in merito. Se è un divieto temporaneo di una settimana, 10 giorni, con delle deroghe, perché se uno deve andare ci sono delle attività e se uno si muove in bicicletta o in motorino e ha la necessità di usufruire di questa attività, lo vedo un problema. Spero che sia risolvibile velocemente. Non mi sembra una cosa normale. Ora, le biciclette vabbè, sono anche un po' pericolose, ma con un motorino la gente dove passa? Voi avete uno scooter? Noi abbiamo uno scooter e comunque per qualche esigenza mio marito passa anche da qui, anche perché non sapevamo che non si potesse passare, infatti passano tranquillamente gli scooter, non abbiamo mai avuto indicazioni in merito. Magari per il pericolo, io vedo che quando passano le biciclette prendono tutta la sede stradale, un po' indisciplinati sono. Per quello le biciclette eviterei davvero di farle passare. Per voi che vivete qui in via San Pierino Casalvescovo, per chi si muove usando biciclette e motori, per voi è una vera gincana raggiungere la città e rientrare. Adesso mi è mai abitato, perché dove io non ci ho trovato di questi problemi. È una cosa che non la so di preciso, il discorso delle biciclette.